Ciao! Benvenuto in questo nuovo post dedicato questa volta all'amore. Che cos'è l'amore? Chi è l'amore? In post precedenti abbiamo visto che l'informazione intuitiva che proviene dal nostro essere profondo viene come interpretata in due modi dalla nostra antenna corporea e quindi viene smistata nella nostra sensorialità in modo differente. Quindi nella realtà virtuale abbiamo un modo duale di concepire l'informazione dell'essere profondo. Quando abbiamo parlato delle informazioni invece che provenivano dalla realtà virtuale, in un post dedicato appunto a quelle che erano le interferenze o i rumori presenti all'interno della nostra psiche, ci siamo resi conto che l'informazione proveniente dalla virtualità si sovrapponeva all'informazione che proveniva dall'essere profondo e si andava anche a sostituire, perché creava questa sorta di disturbo e interferiva in modo tale da essere soltanto pregnante della virtualità, per cui la persona che si trova a ricevere questa informazione dalla virtualità esclude poi quella dell'essere profondo, non ne tiene conto, proprio perché abbiamo visto invece nel post precedente questa informazione viene percepita in maniera duale. Abbiamo una percezione emotiva e una percezione del sentimento, una percezione nello spazio e una percezione nel tempo. Ora, che cosa succede? Perché voglio introdurre il concetto d'amore? Perché nel momento in cui noi ascoltiamo il nostro essere profondo, tacendo a noi stessi, non facciamo altro che sovrapporre l'informazione la codifica dell'informazione emotiva con la codifica dell'informazione del sentimento. E a questo punto noi non facciamo altro che rendere di nuovo unico il segnale che ci proviene dal nostro essere profondo. In questo modo noi non possiamo più subire interferenze da parte della virtualità, perché noi decidiamo come interpretare il segnale invece che proviene dalla virtualità, perché a quel punto l'informazione dell'essere profondo è volontà pura, è capacità di discernimento e possiamo decidere se ricevere l'informazione dalla virtualità e utilizzarla al meglio per noi. Questa ricezione dell'informazione della virtualità attraverso la voce unificata del nostro essere profondo crea in noi una sensazione di riempimento. Noi non ci sentiamo vivere nella mancanza, ma ci sentiamo vivere nel pieno. Una sensazione di riempimento chiaramente relativa alla corporeità. Quindi ci sentiamo pieni perché a quel punto ci sentiamo integrati con l'informazione emotiva. A questo punto ci rendiamo conto che abbiamo acquisito consapevolezza di quella che è la realtà virtuale. E tutto ciò che esiste nella realtà virtuale, se percepito come nostra proiezione, voluto da noi, noi siamo i creatori di questa realtà virtuale, ci rendiamo conto che tutti i personaggi che abbiamo messo all'interno di questa proiezione sono tutte nostre possibilità d'essere, ma sono complici della nostra esperienza conoscitiva. A questo punto, perché proviamo amore? Perché noi ci sentiamo attratti dalla persona che di volta in volta incontriamo, perché in questo rapporto che instauriamo con uno dei tanti personaggi della virtualità, noi instauriamo un rapporto con una parte di noi e ci sentiamo attratti da questa parte. Questo è amore, perché è la capacità che ha l'essere profondo di comprendere dentro di sé il mondo del divenire. A questo punto, nel post precedente, noi abbiamo parlato della costruzione della zona di comfort. La zona di comfort si costruisce nel momento in cui interpretiamo in maniera duale l'informazione che viene dall'essere profondo, cioè dalla nostra profondità
espressiva del nostro essere reale, che è l'essere profondo. A quel punto si crea questa zona di comfort perché, dicevo, serviva semplicemente per uscire, per poter vivere nella virtualità le categorie interpretative che erano quelle di spazio-tempo e viverle in maniera unificata. Solo che la zona di comfort vive un'unificazione, ma soltanto virtuale, perché quel filtro dello spazio e del tempo sono filtri virtuali, sono creazioni virtuali. Nel momento in cui ci rendiamo conto che queste sono categorie, che sono creazioni perché fanno parte della nostra creazione principale, che è appunto la realtà virtuale, ci rendiamo conto che questa è una realtà che abbiamo noi creato. E non è nella nostra realtà creata che è il nostro essere profondo, nella nostra realtà creata il nostro essere profondo esiste, si manifesta. A questo punto la bellezza, la meraviglia della consapevolezza e dell'integrazione con la realtà virtuale, dove ogni persona, ogni oggetto, ogni cosa costruita serve per essere compresa e per conoscere se stessi, è meraviglioso stabilire un rapporto con qualsiasi essere di questa realtà virtuale. Ma sempre con discernimento, cioè con la consapevolezza che è una nostra possibilità d'essere che va integrata. Cioè il rapporto che si stabilisce in maniera empatica e successivamente simpatica serve per conoscere noi stessi. Quindi il punto di vista principale, l'obiettivo fondamentale del nostro essere profondo, che è nel discernimento e quindi nella conoscenza di se stessi, non viene mai perso di vista. Questo fluire dell'informazione unificata è una voce d'amore, è una voce congrua, una voce che tiene unito tutto il sistema virtuale e non è più visto frammentato, non ci sono tante persone o tante cose o tante situazioni fuori di noi. C'è un'unica cosa che serve per conoscerci. È come se stessero lì tutti quanti per aiutarci a conoscere noi stessi, perché noi stessi li abbiamo attirati all'interno di questo mondo, li abbiamo costruiti all'interno di questa virtualità. In ogni personaggio c'è un mondo che è un altro universo con cui noi ci andiamo a rapportare, c'è un'altra possibilità di essere con cui noi ci andiamo a rapportare. Quindi la nostra parte eterna, la nostra parte infinita, la nostra parte immortale si confronta continuamente con il mondo del divenire. A questo punto la zona di comfort non si può più costruire, perché tutto il territorio è zona di comfort, cioè tutto confortevole, perché tutto è utile qui ed ora alla costruzione della nostra consapevolezza. E tutte le volte che noi acquisiamo da una persona consapevolezza, da una cosa, da una situazione, da qualsiasi componente della virtualità, consapevolezza, ci sentiamo colmi, noi viviamo nel tutto. Ora, a questo punto, quello che abbiamo detto in un altro post, che è il concetto di concentrazione e di attenzione, è sempre applicabile, perché tutto ciò che noi viviamo intorno a noi serve naturalmente per confluire nell'unico punto che è presente, che è un unico punto qui e ora. L'amore sta nel dare questa informazione e ricevere l'informazione del mondo del divenire. Questo interscambio evolutivo è qualcosa che ci fa sentire chi siamo davvero. Ciao!